sono Giulio. Datemi un alleluia. Alleluia! Datemi un organo. Datemi one, two, three, oh! Sono Giulio. Sono il meglio. Sono il più bello. Ho scritto da bello nella mia città. Ci vive tanta gente. Sottizzatore. Voi siete niente. Italia o Mises. Divisa in parte stress. Sono andato coi soldati. E mo sono i ficati. Passo rubicone. Alia Iacta Est. Faccio da padrone. Senato beccate queste. Io la mattina solo paparazzi. Mi chiedono le gare, io rispondo sti cazzi. Avvieto le giornate che ho spettacoli atroci. Siamo divorati dalla merda, però oggi sono Giulio. Sono il meglio. Te le gare sono flagello, io da Roma sono fotomodello. Sono Giulio. Sono il meglio. Ho una moglie, tre figli, 10.000 e 100.000 di te. Si chiama Bruto. Mi ha adottato. Non ha mai voluto fare senatore. Starsene a palazzo. Pugnalata al cuore. E invece un po' di cazzo. Guarda che t'ho sentito, sai. Ti sento sempre quando mi prendi in giro. Anche quando lo fai col tuo amico, sai, il senatore Grago. Senti, caro Bruto, non è che adesso puoi, perché c'è il papi, puoi fare bello cattivo tempo col porcino, con le bocciate, con le passerine. Sì, la dici facile tu, e sei figlio di Giulio Cesare. E ci credo, sei adottato. Guarda, fossi lui, che facessi tutto ciò che fa lui. Ma io non sono bravo a conquistare la Gaia. E so pure allergico all'alloro. Solo una cosa io so fare, ed è cucinare. Me la cavo molto bene coi fornelli e coltelli. Anzi, papi, già che me ne ricordavo, ti volevo invitare a un evento di degustazione culinaria e esposizione di attrezzi di cucina, all'avanguardia ovviamente. Dovrebbe venire un paio di amici o senatori, quelli, sai, che è programmato per l'1 di marzo. La prima coltellata arriva inaspettata, da dietro la seconda nello sterno m'affonda. Tra un coltello e l'altro ci prendiamo un caffè, ridendo e scherzando siamo già 23. Sono Giulio, sono morto. Già ridotto scuola pasta, dai, e soci adesso basta li mortacci. Fui Giulio, sono morto. Vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma. Abbasso Lazio. È Bruto? Ora che la censura del padre adottivo aveva smesso di premere su quanto riguardava il futuro del giovane, il ragazzo poté sognare più rosei orizzonti. Anzi, il giovane aveva interpretato il sospiro morente del grande condottiero come un incoraggiamento a proseguire lungo la strada che lui stesso si era scelto. Tu cuoque, Brute? No, tu cuoco, Bruto. E così in pochi anni si dilettò in modo sempre meno amatoriale nella cucina, fino a giungere a sfiorare anche le mete più ambite. Caro Bruto, sei molto bravo per arrivare fino qui. Ora assaggio il tuo piatto. Questo piatto è una vera merda.